tre raddoppi, un paio di stile a bui alti e voilà! Con un field di poco superiore ai 100 partecipanti si è già costruito uno stack da tavolo finale. Ma quanto incide, se incide, il numero di iscritti ad un MTT nella strategia di un giocatore che approccia un torneo? Porterà a rischiare di più oppure di meno nelle scelte da adottare al tavolo? Oppure non c'è nessuna correlazione tra strategia e numero di giocatori iscritti? Italia Poker Club ha chiesto ad alcuni iscritti del Day 1A della tappa slovena del World Poker Tour, in corso di svolgimento a Porto Rose, se giocare un evento come quello organizzato da Asso Gold, caratterizzato da un field elitario che secondo le previsioni dei responsabili con il Day 1B di domani dovrebbe arrivare attorno ai 140-150 iscritti, comporta adattamenti nella loro strategia normalmente tarata per tornei con field più numeroso. Sentite cosa hanno risposto. Ah sì, no, l'unica cosa penso che, poi domani sicuramente giovedì sono smentito, è più facile che vinca qualcuno con più skill, secondo me. Secondo me cambia solamente al tavolo finale, poiché le chip che abbiamo quando rimaniamo in 8 o in 9 in un tavolo finale sono molto meno rispetto a un field di 200 persone, 300 persone. Quindi la differenza sostanziale è solo al tavolo finale. Cambierà solo i premi, quelle scelte al tavolo sono pressoché identiche. No, secondo me l'unica differenza può essere se il field è sotto i 40 giocatori, trattandosi non di più di un torneo MTT, ma di un quasi tipo multitavo. Essendo in due day, day 1A e day 1B, oggi si può essere benissimo come siamo 50 giocatori, domani potrebbero essere 200, quindi ritorna un torneo normalissimo e cambierebbe praticamente niente, tutto lì. Le mie scelte non cambiano fondamentalmente, però preferisco il torneo con meno di 200 giocatori. Ragazzi, io sono sempre convinto di una cosa. Sono sempre convinto di una cosa, che non è che vanno avanti coloro che sono bravi, loro possono farsi tutti i calcoli del mondo, fino a quando non gli capita il burbero, che non gioca con i calcoli, che gli unici calcoli che ho sono al fegato. Dopodiché vado avanti per la mia strada, io vado a ruota libera, guai chi ci capita. Tutto qua, ciao e vi ringrazio.